Bentornati a tutti, questo è il nono episodio della nostra Cleric Run. Io sono Wasteflesh, come dal titolo del video, i problemi non si presentano mai da soli. Allora, che cosa è successo? Che io avevo registrato circa 40 minuti di gameplay, per poi scoprire che già dall'inizio della registrazione praticamente il microfono si era scollegato e ha fatto contatto, non lo so, quindi io ho parlato a vuoto per 40 minuti. Cosa faremo quindi? Questa puntata esploreremo l'altra parte della città infame, perché infame sul serio. Proveremo, come state vedendo, anche poteri, anzi miracoli del chierico come forza, perché non ci avevo pensato, ma essendo una città con delle pedane così strette, usare forza sarebbe ancora più facile. Quindi farò molte velocizzazioni, molti tagli, e quindi niente, dovremo fare così, perché avrei voluto dirvi tante cose, ma preferisco, diciamo, stringere i tempi, perché essendo un po' scommentario non è la stessa cosa di parlarvi in diretta e fallire insieme, eccetera eccetera, scazzarci, ridere. È una cosa che ho sempre trovato un po' noiosa, cioè non vorrei proprio farla, quindi vabbè, detto questo continuiamo. Allora, adesso stiamo cercando di scendere giù e di trovare alcuni loot, uno non fondamentale, altri invece abbastanza fondamentali. Falliamo e torniamo indietro per la seconda prova, nonché la nostra vendetta e la nostra rivalsa verso questi sporchi. Ok, siamo anche caduti, però l'ho tagliato molto obiecamente per non farvi vedere quanto sia io una pippa. In fondo vedo un loot e credo che stia cercando di raggiungere quello. Quelli che vedete già presi sono anime, niente di che, quindi non vi preoccupate. Abbiamo allertato tutta la città e aspettiamo che lo stronzo salga per poi sparargli la nostra onda di forza in faccia. Fate, bitches! Ovviamente lui non muore, quindi che cosa facciamo noi? Cerchiamo di fargli un attacco dall'alto. Ah, riusciamo, pensavo che avessimo fallito, ricordavo male evidentemente. Ok. Ok, qui vi ricordate, nello scorso episodio avevo visto questo ponte con il loot che non sapevo come raggiungere, pensavo fosse raggiungibile, ma mi ero scordato che c'è una strada diretta. Ok, buttato giù questo cazzone, arriviamo. Non ho capito per tutto l'episodio se siamo stati connessi o no, perché vedevo un sacco di messaggi. Comunque abbiamo trovato uno scudo a torre, però uno scudo abbastanza inutile, perché come vedrete non protegge 100. Cioè, a me sembra uno scudo a torre che non protegge 100, mi sembra abbastanza useless, anche se ha più stabilità, ma se devo avere così tanto peso preferisco una protezione del 100%, giusto per stare sicuri. Ora cerchiamo di capire dove andare. Non giù, caro mio. Continuiamo a non capire. Ok. Ecco uno che pattuglia. Riuscivo a prenderlo di sorpresa? Non lo ricordo nemmeno io, perché ho praticamente il cervello di un pesce rosso, quindi mi scordo le cose subito appena registro. Vediamo. Ci facciamo colpire. Ovviamente la lag di Blight Town ci accompagna. E volevi fare la presa. Ok, altra anima. Ok, qui c'è una cosa molto interessante da dire, da raccontarvi. Allora, avete visto il gigantone in fondo? Ecco, io nella mia scorsa run non lo vedevo. Nel senso, non che non sapessi che era lì, però praticamente io non lo vedevo arrivare. Quindi, siccome la logica di Dark Souls è che tu non puoi colpire attraverso i muri, ma i nemici sì,
mi colpiva con la clava attraverso il muro e io precipitavo giù anche avvelenato. Ecco il cecchino che ci bersagliava dall'inizio. Ciao ciao. Comunque credo che il ciccione sia morto, perché vedo le anime salire adesso e quando siamo tornati non c'era più. Grazie, IA difettosa. Comunque velocizzerò molte parti, come vi avevo già detto, perché... No, poi ci vuole... Non saprei nemmeno che dire nei tempi morti, a dire la verità, perché tutta la mia ispirazione, il bello e la diretta si sono persi. Come al solito, si buttano a capofitto verso la morte. Addio. Ok, velocizziamo. Qui c'è un... non so se l'avete visto prima, ma c'è una specie di polpo, che è una specie di calamaro, che da qui si può ammazzare quasi in tranquillità. Nel senso, noi non ci... in qualche modo non si sente il suono del danno quando lo colpiamo, come potete vedere. E in più, se scivolate, morite male, quindi bisogna ammazzarlo con molta cautela. Io pensavo di non starlo nemmeno ferendo, e troviamo forza interiore, che è una piromanzia. Per molti è utile, ma non credo che lo useremo, perché noi siamo dei chierici e quindi non usiamo le stregonerie. Ah no, il ciccione c'è ancora, forse era dopo che non lo trovavo. Ah, sarà accaduto adesso, infatti. Vediamo, tenete d'occhio il contatore delle anime. E lui da dove è salito, io mi chiedo. L'avevo buttato giù. Ora penserete, sarà morto. No, e invece quello stronzo... E questo intanto ci aspetta. Quello stronzo è caduto ed è riuscito a salvarsi. L'abbiamo ucciso, però avevo tagliato. Non ci interessa più. Mamma mia, il frame rate. Ok, adesso scendiamo verso la nebbia, che ci porterà al prossimo falò. Come potete vedere, giù c'è un altro loot, che io prenderò più tardi nelle mie ricerche, però basta buttarsi giù dalla pedana, diciamo, ed è una frusta, un item inutile che ho preso solo perché mi trovavo di strada, diciamo. Comunque... ha un sacco di stagger, ma contro i nemici, diciamo, privi di armatura, contro gli altri non fa... non serve a niente, ma proprio un'arma creata così, giusto for fun, per chi vuole essere fastidioso in PvP, diciamo. Ok, qui stiamo cercando un altro modo di scendere. Qui ci sono questi simpaticissimi esseri, che... mio fratello Trollface Cultist, che ha un altro canale, dice che somiglino molto al drago famelico. Per me no, al massimo la testa, ma non somigliano molto. Sparano solo queste fiammate, sono fastidiosi, ma solo in gruppo, diciamo. E anche nel fango che si trova giù, che ci rallenteranno un poco assieme al framerate, facendoci venire voglia di cavarci gli occhi con un cavatappi. Realizzo che non si può risalire, quindi possiamo solo scendere e prendere la scala laterale al massimo. Un altro simpatico cecchino ci ha intossicato, ovviamente. Però questa volta possiamo curarci. Ok, set del viandante, abbastanza inutile anche questo. E iniziano ad appropinquarsi le prime zanzare. Altre creaturine simpatiche. Ovviamente tutta questa parte ve la velocizzo anche, tanto non c'è niente di particolare da vedere. Thank you.
Ci bruciacchiamo un po' le chiappe. Ma noi siamo furbi. Soprattutto belli. Vabbè, lasciamo perdere la zanzara, va. Cadi giù. Noi ci avveleniamo. Ci avveleniamo. Ora non so cosa stiamo facendo. Ok. Va bene, stavo controllando che non ci fosse altro loot. Taglio. Ok. Come vedete, il veleno, lo status avvelenamento dura assai, però diciamo non fa tanto danno quanto la tossicità, quindi non sarete mai veramente in pericolo. Ora affronteremo uno degli NPC invasori, ovvero Cannibale Mildred, che devo dire che nel terzo è più forte, è molto più temibile, però una volta sconfitta ci dropperà un'umanità, la sua mannaia, che non ha poteri speciali come al terzo, mio malgrado, e in più ci aiuterà, non so per quale motivo, ci aiuterà come NPC contro Quilag, il boss dell'area. Ne prendiamo un po', ma non vi preoccupate, non siamo così stupidi. Quasi. Cura di merda. Fortunatamente ha equilibrio pari a zero, perché ogni colpo la fa letteralmente svenire. Quasi. Ok. Tre umanità addirittura. Saranno tutte le persone che ha ammazzato. Ok, ora si torna al falò. Voi non avete nemmeno idea di quante volte sono morto comunque in questa registrazione. Ok, velocizziamo un altro po'. Andremo a recuperare un loot diciamo nascosto. Non è difficile da trovare, ma nemmeno così ovvio per tutti. Ovvero una scaglia di drago. Mi ero scordato che non ci sono ancora Mimic in questa zona. E poi vabbè, giocando a Dark Souls 2 mi viene sempre il sospetto che ci sia una trappola, quindi sono sempre cauto, diciamo. Ok, ora andiamo a cercare l'item che ci... il set di item che ci servirà più avanti. Non tanto per utilità vera e propria, anche se molto buono, ma quanto per estetica, perché... ok, siamo un chierico, volevo essere abbastanza pesante, ma diciamo che non voglio essere totalmente plate, pesante, goffo con armature d'acciaio spesso che ci rallentano. Voglio essere un po' e un po', quindi vorrei avere dei pezzi di stoffa e dei pezzi pesanti, così per fare un po' di roleplay, diciamo. Che abbiamo ammazzato un altro cecchino. E qui fra poco ci sarà un taglio, perché io ho vagato per ore, ma proprio per ore. E il tempo di trovare questo loot, che è la chiave delle rovine di Petit Londo, che ci servirà molto, 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 ma molto più avanti. Anzi no, non ci servirà più avanti. Forse ho capito cosa, mi ricordo a cosa serve. No, no, ci servirà fra poco. È vero, per aprire lo shortcut che va dal santuario del fuoco, che mi sono capito solo, diciamo. Adesso, dopo questo taglio e dopo un'ora di ricerche, sono riuscito a ricordare dove si trova il nostro set. Ovvero passando questo albero.
è facile. Facile, a parte le apparenze, è molto facile da passare. Con un minimo di attenzione ce la si fa. Vedete come oscillano il numero delle mie anime e delle mie umanità. Ok, abbiamo trovato il set del sigillatore. Quindi avremo quest'aria un po' da chierico malvagio, diciamo, da inquisitore. E comunque c'è la chest. Volevo mantenere la chest di cuoio, però poi ho scoperto che in realtà la chest del set rende di più come di difesa, quindi l'ho equipaggiato tutto. Poi vedremo più avanti cosa mettere al posto suo. Per il momento è molto buono. Ok, ora vi posso fare... voglio far vedere una cosa. In realtà il tronco è molto facile da superare all'andata. Al ritorno è praticamente un suicidio, come potete vedere. Infatti cadrete al 90% come degli idioti. Ok, adesso stiamo andando direttamente al boss. Non esplorerò ulteriormente l'area perché è molto vasta, ma per un semplice motivo: perché la fanghiglia ci rallenta. Aspetterò di recuperare un anello che troverò più avanti. In realtà potrei andarci anche subito. Comunque, appena recupererò questo anello, che è l'anello arrugginito, ci permetterà di correre. Ecco che veniamo pestati da questi giganti, questi energumeni. Questo anello ci permetterà di camminare in modo normale anche nelle superfici più difficili, quindi il fango. E quando troverò ci risparmierà un sacco di fastidi, quindi non me ne vogliate. Evochiamo Cannibale Mildred. Chissà perché ci aiuta. Lol. Sbrigati. E possiamo iniziare. Vi voglio dire comunque che appena finita questa zona tornerò a registrare con una risoluzione più alta, perché mi rendo conto che comunque è molto brutto vederlo, diciamo, così ristretto il video. Va, dà fastidio molto a me, però purtroppo qui non si può fare diversamente. Vedremo di altalenare a seconda delle situazioni. Vi porterò un video con meno lag o un video che si vede un po' peggio, un video magari un po' meno fluido ma che si vede bene. Ah, questo boss in realtà è una cazzata, soprattutto se avete l'NPC che vi aiuta, perché nella sua inutilità è buono per distrarlo, diciamo. Ah, questo terrore per gli arachnofobici, oltre a sputare lava, ha una mossa molto pericolosa, che è un'esplosione, quella che avete visto. Per combatterla al meglio, l'importante è sempre guardare le animazioni che fa il busto di donna, diciamo, la parte femminile di questo obbrobrio. Quando sembra che si contorca dal dolore e si abbassa, sta per esplodere, diciamo, quindi dovete scappare immediatamente o potrebbe essere anche un one shot. Oltretutto la sua spada fa danno di fuoco o caotico, quindi anche pararvi è meglio schivare che parare, perché non vi leverà tantissimo magari, come state vedendo, però è meglio non rischiare, perché soprattutto con l'affondo, ecco, leva, fa più danno. Vedete, come vedete schiviamo da pro. Questa era un'animazione, quando sbatte i piedi era un'animazione che non avevo ancora visto. Come vedete ci ha beccato in pieno e ce la siamo cavata, penso solo perché abbiamo quell'abito. Vittoria. Ok, poi c'è... avete visto quanto posso essere pirla, quanto faccio schifo, no? Ma non mi dite che in questa serie non vi ammazzo i boss al primo try, perché mi sembra che andiamo molto d'accordo su questa cosa. Adesso suoniamo la campana.
e abbiamo aperto la fortezza di Sen finalmente. O come piace chiamarla a me, come mi piace chiamarla a me, va bene. Takeshi's Castles praticamente, perché è quello che sembra. Avevo dovuto chiamare il mio personaggio Concettina Wakamoto. Allora, ora sto cercando, che alla fine ho dovuto tagliare, un falò segreto, che è della sorella di Quilag. È, diciamo, un altro ragno deforme che però non è aggressivo. E verremo bloccati da questo energumeno, che è il probabile responsabile dell'avvelenamento di Blighttown, di tutti gli abomini che ci girano. Comunque, ci ha detto che non abbiamo un uovo in testa. Se poi vi mostrerò più avanti come fare, potremo entrare nel patto del caos volendo. Comunque, io non ci entrerò, ma vi mostrerò come fare. Comunque, l'episodio è finito. Spero che vi sia piaciuto anche nonostante i problemi. E niente. Arrivederci al prossimo episodio, che sarà il decimo, quindi non so se fare qualcosa di speciale. Commentate, mettete un like, alla prossima!